Tommaso, partiamo dalla grande risposta caratteriale del Catania nel secondo tempo, che forse precede anche il fattore tecnico-tattico. Sì, credo che sia stata una risposta da grande squadra. Non era facile per nessuna delle squadre di questo campionato andare sotto 1-0 primo tempo, rientrare e fare un secondo tempo come abbiamo fatto. Sono parecchio amareggiato, dispiace perché era una vittoria, tre punti fondamentali per noi, ma soprattutto per la nostra gente. Oggi volevamo regalare la vittoria ai nostri tifosi, alla città perché se lo meritava, perché quotidianamente riceviamo attestati di stima, però credo che la reazione che tutti gli 11 hanno avuto in campo sia stata da grande squadra e da grande gruppo. Quello che in questi mesi si è creato è qualcosa di importante, è una base importante che ci dovrà portare poi, quando sarà il momento, nei playoff, a cercare di portare a casa il risultato più grande. Sarà dura, però, ripeto, stiamo lavorando con una base molto molto importante che si è venuta a creare quest'anno, grazie, credo, a tutto il lavoro fatto sia dalla società che dallo staff tecnico. Abbiamo a disposizione 25 ragazzi, 25 amici che in campo danno l'anima, sudano la maglia e credo che il secondo tempo di oggi sia la dimostrazione di quanto di buono ho fatto in questi mesi. Ripeto, dispiace, sono amareggiato perché io in primis, ma tutti quanti, volevamo portare a casa questo risultato che era, credo, la giusta ricompensa per i sacrifici che abbiamo fatto fino ad oggi. Il Bari nel secondo tempo si è limitato a resistere e in realtà è stato graziato dall'episodio nel finale, l'episodio del rigore, però forse ha avuto un solo merito alla ripresa, cioè quello di riuscire a rallentare la vostra rincorsa che si stava facendo prorompente con il passare dei minuti. Sì, credo che se ci dobbiamo rimproverare qualcosa sia probabilmente l'atteggiamento un po' del primo tempo, un po' contratti, un po' probabilmente anche stanchi, un po' sulle gambe, però rianalizzando la partita abbiamo concesso loro un tiro da fuori area e il gol in 90 minuti contro una signora squadra come il Bari. Il secondo tempo non sono mai usciti dalla loro metà campo, abbiamo provato in tutti i modi a portare a casa i 3 punti. L'episodio del rigore capita a tutti, non è una scusante, però era il giusto premio, credo, a un secondo tempo da squadra importante. È già tempo di pensare alla Paganese, avversaria mercoledì alle 14:30. Quanto è difficile però riuscire a recuperare in questo contesto di gare che si susseguono freneticamente. È importante lavorare bene in settimana anche con pochi giorni di recupero. La nostra fortuna è che chiunque sia chiamato in causa dall'allenatore risponde sempre presente in maniera positiva. Qualsiasi scelta sia fatta dall'allenatore prima e dopo la partita viene sempre presa con intelligenza e con positività. Questa deve essere la nostra forza da qui a fine campionato, perciò mercoledì ci faremo trovare pronti chiunque venga chiamato in causa per cercare di portare a casa i 3 punti.